Ciao ragazzi, in questo video vi facciamo vedere come avere delle piante di pomodoro praticamente all'infinito, facendole crescere dai getti dei pomodori che abbiamo già ad esempio sul nostro balcone o nel nostro orto, oppure prendendoli dai pomodori che magari hanno i nostri parenti o i nostri amici. Quello che andremo a fare infatti sarà proprio piantare i getti, che di solito vengono eliminati per permettere al fusto principale di avere tutto quanto il nutrimento necessario per poi far crescere i pomodori belli e succosi. Adesso vi spieghiamo tutto quanto meglio. Questo che vedete è il fusto principale del pomodoro, infatti ha anche dei pomodori alla base. Quando avevamo registrato questo video i pomodori erano ancora verdi, adesso sono belli maturi. E tutti i getti laterali devono essere appunto eliminati, come vi spiegavo prima. I getti più grandi che vengono eliminati, come in questo caso, sono quindi perfetti per essere ripiantati e diventare così nuove piante di pomodoro. Dopodiché diventeranno loro i fusti principali e a loro volta avranno di nuovo i vari getti che poi si toglieranno. Andiamo quindi adesso a sistemare la nostra pianta di pomodoro prendendo i getti un pochino più grandi che andremo poi a piantare. Andiamo anche a sistemare un pochino il pomodoro sulla canna di bambù, questo servirà a non far piegare troppo il fusto e così evitare che si possa rompere. Ecco qua, abbiamo i nostri getti, li andiamo a mettere quindi in acqua. In acqua possono starci qualche ora o una giornata, vi sconsiglio di lasciarli per troppo tempo. In pochi giorni dal gambo usciranno fuori le nuove radichette, quindi è importante mettere acqua almeno per 10 cm dal gambo. Una volta arrivata a casa ho messo ogni getto all'interno di un bicchiere e aiutandomi con un cucchiaino ho coperto tutto quanto con la terra. Questo servirà poi ad evitare che le radici possano spezzarsi una volta che dopo lo andremo a trapiantare all'interno di un vaso. Quando vedremo che il fondo del bicchiere sarà quindi abbastanza ricco di radici, possiamo travasare tutto quanto. Vado a riempire una grossa bacinella, queste sono le bacinelle dell'IKEA, con il terriccio. Questo che vedete è il terriccio ricavato dal nostro compost, infatti è pieno di ramoscelli e molto grossolano, però è ricchissimo di sostanze nutritive davvero molto importanti per le piante, specialmente per poi quelle che diventeranno piante da orto. La vado quindi a riempire e prendo la mia piantina da travasare all'interno del vaso. In questo modo non dovrò quindi forzare le radici, ma andrò a mettere tutto quanto insieme e copro con altro terriccio. A questo punto non mi rimane che annaffiare con un pochino di acqua e la mia pianta di pomodoro è pronta per crescere e fare nuovi pomodorini. Io spero tanto che questo piccolo video vi sia piaciuto, che vi sia piaciuta questa idea. Fatemi sapere se anche voi avete delle idee simili e noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao!